Il movimento del Mammanet cresce in tutta Italia, c'è una società del 10° municipio, la Roma Sports, che ha accettato l'invito della CS a partecipare a un torneo internazionale a Gerusalemme dal 1° al 3 febbraio. Noi come società, la Roma Sport metterà 3 atlete, ne verranno 5 da Lecce e un'altra da Roma. Invito tutte le mamme del 10° municipio a venire a provare, non si può descrivere, venite a provarlo, noi siamo a Dragona, nella palestra Marcurpo Traiano. È un grande orgoglio, insomma, per il nostro municipio. Il Mammanet, che è uno sport che nasce principalmente dedicato alle donne e alle mamme, quindi chiaramente un settore importante da valutare. E poi soprattutto questa associazione sportiva, l'SD Roma, appunto, che si allena all'interno delle palestre scolastiche municipali. Quindi parliamo di un'associazione, uno sport di base, aperto a tutti e soprattutto dove tutti possono iscriversi e partecipare con delle tariffe convenzionate, insomma. E crediamo molto in questo tipo di attività, crediamo nel valore sociale di queste iniziative. Doppiamente orgogliosa di queste ragazze, perché oltre che essere presidente del Comitato Provinciale di Roma sono anche responsabile nazionale di questa nuova disciplina del Mammanet, quindi sono contentissima, le accompagnerò, proverò anche a giocare un po'. Sono più di 40 squadre. Un'emozione bellissima, si sente proprio lo spirito di amicizia, di condivisione. Uno sport di squadra che permette a tutte le donne e le mamme di giocare, anche se non si è mai fatto lo sport neanche da piccole. Il Mammanet è qualcosa di più, è uno sport sociale e serve a tutte noi, perché mi ci metto anche io come donna e come mamma, per ritrovare un po' se stesse. E facendo una stima, ci sono quasi 1 migliaio di mamme e donne che giocano in Italia a Mammanet. Quindi è un grandissimo risultato, siamo uno dei paesi più grandi dopo Israele che pratica questo sport.